Salve a tutti, oggi breve guida di come acquistare sul sito creativamenteplotter.it. Faccio questo video perché mi sono accorta che alcuni utenti non sanno come fare ad applicare il codice sconto che le viene fornito oppure anche semplicemente fare un ordine dall'inizio alla fine. Quindi io, per non stare a ripetere tutte le volte la stessa cosa, ho deciso appunto di fare questo video. Entriamo nel sito creativamenteplotter.it e ci troviamo tutte le nostre voci, tra cui anche l'assistenza che se clicchiamo qui ci dà modo di inviare un'email con scritto il nostro problema. Però oggi noi vogliamo fare un acquisto, quindi dobbiamo andare in Shop Silhouette e cliccando qui, vedete, abbiamo tutte le macchine con tutti gli accessori. Mentre se vogliamo cliccare su una singola macchina, clicchiamo, vedete nella silhouette curio, e ci troviamo tutte le macchine con tutti gli accessori. Oppure vogliamo andare nella New Cameo, in questo caso qui non vediamo gli accessori, ma abbiamo macchina con diversi kit e scegliamo quello che più ci piace. Oppure semplicemente possiamo prendere solo la macchina. Oggi io vi faccio vedere come acquistare accessori e materiali. Quindi clicco su appunto accessori e materiali e scorro fino a che non trovo l'articolo che mi interessa. Qui ci sono le diverse pagine, vedete? E una volta che abbiamo trovato quello che vogliamo, vedete, se passiamo il mouse sopra, qui troviamo acquista o mostra dettagli. Se clicchiamo acquista, fa direttamente ce lo mette nel carrello senza farci vedere la descrizione di questo articolo, mentre su mostra dettagli, se clicchiamo, ci fa vedere la descrizione e qui acquista. Qui possiamo scegliere se farne uno o due, averne uno o due e poi clicchiamo su acquista e vedete che ce l'ha messo nel nostro carrello. Poi vogliamo continuare il nostro shop e decidiamo di prendere i colori per la curio. In questo caso non possiamo perché se voi vedete qui c'è scritto acquista e mostra dettagli, in questo c'è scritto per saperne di più e mostra dettagli. Quindi se andiamo su mostra dettagli ci verrà scritto esaurito, quindi non ci sarà nessun tasto da acquistare. Vuol dire che al momento non è disponibile e non si può comprare. Quindi procediamo, per esempio, questo. Facciamo, in questo caso non voglio vedere i dettagli, ma faccio acquista. E questo verrà aggiunto direttamente nel nostro carrello. Andiamo su carrello, oppure anche dal di là sotto c'è scritto vai al carrello, e qui c'è il box dove dice applica sconto. Quindi se io faccio codice sconto, io ho messo una scritta così, ma mi dirà che non esiste perché non è registrato. Infatti, vedete, il buono sconto è inesistente perché non è stato registrato a mio nome. Comunque, una volta che abbiamo messo il nostro codice sconto, facciamo aggiorna carrello, quindi lui ci dovrebbe dare il totale con già lo sconto applicato. Qui possiamo fare anche il calcolo di spedizione, però qua ci dice tariffa unica fissa fino a ordini 120 euro e di 6 euro, dopodiché sono le spese sono gratuite. Qui cliccando qui presumo che sia per le isole che fa a un costo di spedizione diverso e quindi mettendo la città e tutto il nostro i nostri dati ci aggiorna il totale. Fatto questo facciamo procedi acquisto e andiamo nella nostra pagina dove dovremmo inserire tutti i nostri dati. Qui ci dice che se siamo già cliente oppure ci dà anche qui il modo di applicare il nostro codice sconto.
Ora io metterò dei dati così a caso, indirizzo città, mettiamo, qui mi dà il CAP, qui facciamo XXX e qui ci dice di creare un account se non l'abbiamo, mentre se ce l'abbiamo già continuiamo e dobbiamo cliccare. Che avete letto per il trattamento dati, qui dobbiamo mettere il codice fiscale. Io metto poi qui ci dice come vogliamo, ci chiede come vogliamo pagare, se con bonifico bancario, qui ci dà tutte le indicazioni, contrassegno, a mezzo di assegno bancario, contrassegno in contanti o PayPal. Io di solito scelgo sempre PayPal, però mettiamo bonifico bancario, poi qui dobbiamo cliccare. Ho letto e accetto e accetto i termini e condizioni, poi faccio effettua ordine. Qui mi dice che il numero di telefono non è valido, quindi perché non l'ho messo, scusate. Facciamo. Ho messo un numero a caso. E faccio effettuo ordine. Qui ci fa vedere, siccome abbiamo chiesto il bonifico, qui ci dice a chi mandare il nome della ditta, la banca e l'IBAN della banca per effettuare appunto il bonifico. E qui ci dice dove mandare, ci manderà l'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo di spedizione. Bene, fatto questo, il nostro ordine è terminato. Quindi vi arriverà un'email dove dice che è stato accettato e così via, e dovete aspettare solo che arrivi a casa la merce. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Per qualsiasi info sarò lieta di rispondere fin dove arrivo e cercherò di aiutarvi. Con questo è tutto e vi saluto e ciao al prossimo video!